Allora, come sempre, Barbara, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale. Oggi c'è un grandissimo cantautore italiano che purtroppo è scomparso un po' di anni fa. Sì, Giorgio Gaber fa parte di quella generazione proprio del Derby di Milano che ha fatto storia, esatto, nel cantautorato italiano. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi 25 gennaio è il compleanno di un cabarettista, cantautore e regista teatrale, denominato Signor G. Il 25 gennaio del 1939 a Milano nasceva Giorgio Gaber. Il papà Guido, triestino, è di origini istriane e la mamma Carla è di origine milanese. Lo stato di salute di Giorgio è cagionevole, infatti durante l'infanzia si ammala due volte di poliomielite che lo colpisce al braccio sinistro e gli procura una lieve paralisi alla mano. Per questa problematica di salute il papà gli regala una chitarra da poter, con la mano sinistra e la mano destra, potersi muovere e allenarsi. Gaber dirà questo: tutta la mia carriera nasce da questa malattia. Gaber, da adolescente, ha modo di ascoltare dal vivo il chitarrista Franco Cerri, che si esibisce spesso alla Taverna Messicana, diventando suo ammiratore, oltre i chitarristi jazz Barney Kelsey, Billis Bauer e tantissimi altri. Viene notato da Nanni Ricordi, direttore artistico dell'omonima casa editrice musicale, che lo invita per un provino. Gaber inizia così la carriera da solista, con l'incisione per la neonata Dischi Ricordi e registrò Ciao ti dirò, che è uno dei primi brani rock italiani, con la particolarità di essere stato realizzato con musicisti jazz, tra cui Franco Cerri alla chitarra, Gianni Basso al sax e Gaber alla voce. Il lancio televisivo del brano viene al fatto al Musichiere, condotto da Mario Riva, riscontrando un notevole successo. Nella primavera del 1959 Gaber partecipa con tutti i nuovi grandi artisti come Mina Celentano e Little Tony a una serata rock al Palazzo del Ghiaccio di Milano. Nello stesso anno forma un duo con Enzo Iannacci, i Due Corsari, che esordisce con il 45 giri, 24 ore e Stella. La formazione incide un 45 giri, Una fetta di limone, è uno dei loro maggiori successi. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1965 si sposa con Bretta Colli. Gaber partecipa a 4 festival di Sanremo, ma il brano più famoso viene portato nel 1966 con il titolo Mai, mai, mai. Il piccolo teatro di Milano gli offre la possibilità di allestire un recital, il Signor G, il primo di una lunga serie di spettacoli musicali portati in teatro in giro per tutta l'Italia. Lui dice così: credo che il pubblico mi riconosca una certa onestà intellettuale. Non sono né un filosofo né un politico, ma una persona che si sforza di restituire, sotto forma di spettacolo, le percezioni, gli umori, i segnali che avverte nell'aria. Nel 2001 Giorgio Gaber torna nel mercato discografico con l'album La mia generazione ha perso, che include il singolo Destra-Sinistra. Ironico, con le solite graffianti insinuazioni. Giorgio Gaber muore il 1 gennaio del 2003, all'età di 63 anni, viene stroncato da un cancro. Si spegne nella sua villa in Versilia, dove stava trascorrendo le festività natalizie con la moglie Ombretta Colli e sua figlia Dalia. Il 24 gennaio dello stesso anno, quasi come un testamento artistico, esce l'ultimo lavoro indimenticabile dell'artista, dal titolo Io non mi sento italiano. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani. Ciao, Silvia Bagni.